七つの大罪が一人、色欲の罪、ゴート神、ゴーセル。これでどうだ。ほう、気づいたか。はっ、ブラックアウト、アイオン。キュピー、理解不能だが実に興味深い。Cari ragazzi, benvenuti in questa nuova scheda personaggio. Oggi siamo in compagnia di Gother, verde, nuovissimo. Hijack Gother, per quelli un po' più tecnici. Allora, personaggio interessante, può dare qualche spunto per il PvP, anche se non mi sembra proprio il top, ma adesso ne parliamo. Vi invito, prima di tutto, a lasciare un bel mi piace, un commentino a fine video per dirmi cosa ne pensate di questo Gother e attivate la campanella e iscrivetevi, mi raccomando, per non perdere i prossimi video. Allora, questo bel Gother è stato rilasciato il 12 di ottobre, chiaramente nel global, razza sconosciuto, attributo vita, e fin qui ci siamo. Le abilità sono le seguenti. La prima infligge Crush, quindi per ogni Gouge l'eroe infliggerà un 20% di danno addizionale, uguale al 180, 270 e 450 single target. Quando l'eroe ha 4 o più Gouge, riduce i Gouge avversari di 1. Quindi interessante in tutte le skill, nel senso livello 1, livello 2, livello 3, ridurrà di un Gouge. Carina, abilità che fa danno effettivamente e rimuove anche un Gouge, quindi super controllo. Poi abbiamo un debuff, non un attacco debuff, un debuff unico, che disabilita le skill, i buff e i rank 2 superiori su tutti i nemici, quindi AoE. Diminuisce i rank nemici alla fine del turno, per un turno solo. Livello 3 guadagna, vabbè, in parole povere, disabilita tutto, anche le ulti, non i debuff, rank 2 disabilitati, rank 3 disabilitati, sempre AoE, e diminuisce le skill alla fine del turno, però per 2 turni a sto giro, quindi non male. Come ulti abbiamo infligge danno uguale all'8% dei massimi HP AoE e cancella 2 skill a caso. 6-6, questo cambierà in 40% di danno e cancella tutte le skill, quindi interessante, molto interessante. Come passiva invece abbiamo, ogni volta che un alleato usa una skill, aumenta tutte le statistiche d'attacco di tutti gli alleati del 2% e gli HP massimi di tutti gli alleati dell'1%, limitata al 10 stack e si attiva quando lui entra in campo. Ora, statistiche interessanti, abbiamo forse un danno critico del 165%, il pierce al 40, il possibilità di critico al 65 e basta. Il resto è merda, il crit chance, crit resistance 75, ma ok. Due considerazioni. Così a naso non mi sembra un personaggio che si utilizza molto nella vita reale. Mi sembra un personaggio che ha bisogno di un team specifico per fare danni subito, chiaramente si parla di PvP, perché è l'unico utilizzo che per ora gli ho trovato a questo PG. Team come appunto questo Gother, che so, Loli Merlin e Ludo Ciel, sai, quei team strani,
dove effettivamente si può sfruttare la passiva, attaccare per ultimi con Merlin e guadagnarsi un 4% di... scusa, un 6% di statistiche relative all'attacco. Ci sta. Però sinceramente non mi sembra molto omogeneo. Il debuff ok, ma bisogna concentrarsi sul debuff. Se invece voglio fare la ulti devo fare un ultrash. Se voglio fare un sfruttare il suo attacco devo fargli una build attacco difesa. Non lo so, non è molto solido secondo me. Comunque, come equip abbiamo un vita difesa. Io lo consiglio soprattutto se si vuole giocare per sfruttare la passiva, in quanto più utilizzerete skill in generale, più staccherà la passiva di Gother, quindi andate a finire praticamente con un boost all'attacco e alla vita. Quindi è importante che resti in campo. Potete azzardare un vita danno critico, anche se, non lo so, io ripeto, lascerei vita difesa, ma fate tentativi, provate. Attacco difesa non lo consiglio, ma anche lì è il meno peggio, dai. No, il meno peggio. L'ultimo baluardo, l'attacco difesa, se proprio volete sperimentare, ma di base fatelo vita difesa. Le stat, le sub chiaramente normali, attacco difesa e vita. Poi, nella tabella sotto vediamo che comunque non è tutto sto granché di personaggio. La potenza offensiva è bassissima, è 143esimo. Quella difensiva 32esimo, ok, ci può stare. HP 8° posto e CC 5° posto. Ciò ci suggerisce che è prettamente da fare vita difesa al personaggio e va sfruttato per quello che è, quindi un support. Mi raccomando, fatelo. Come demone non lo consiglio, ci sono PG migliori, non sprecate tempo. Come PvP ho messo S come valutazione, perché comunque può funzionare. Sai, esce uno di quei team alla Loli Merlin e Ludo Ciel e, che ne so, Emilia. Quei team specifici dove se manca un personaggio crolla tutto il team. E mi sa proprio di questo. Quindi può dare i suoi frutti in PvP, chiaramente se maxato, e con il team ultra specifico. Allora sì, turno 1 con il buff di Ludo Ciel più appunto la sua passiva eccetera, si può fare danno i primi due turni, così da shottare l'avversario. Quindi dai, un S ci può stare. PvE gli ho dato A più perché, ripeto, sì, lo potete usare, ma serve usarlo? Non tanto. Come sub gli ho dato C perché la sua passiva non si attiva se lui non è in campo, quindi tenerlo dietro non è proprio una buona idea. Come farming, un B perché è inutile. La maggior parte degli attacchi sì sono AOE, però cancellare skill alla gente che farmi non lo so, non mi sembra tanto utile. Il crash è single target, l'unico suo vero attacco, quindi non serve a niente. Valutazione finale, un 7,5 su 10. Ripeto, questo è un voto un po' travagliato, perché se buildato per bene, con la ulti al massimo, costumi, eccetera, probabilmente il voto nel PvP può essere anche SS. Perché, ripeto, se buildato con la squadra giusta, fate true combo e via, ok? Ma per la maggior parte dei giocatori non sarà così. Soprattutto adesso con il cambio che hanno fatto nei banner. Prenderemo una sola copia se si pulla su questo banner. E quindi maggior parte della gente avrà la monocopia. Non arriverà nemmeno ai CC alti, quindi sì. E nada, spero che queste informazioni vi siano state utili e ci becchiamo ad un prossimo video, cari. Dai, fatemi sapere cosa ne pensate di Gother, mi raccomando. Ciao belli.